Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo episodio di Dragon Ball What If. Questa volta siamo con l'episodio 9, episodio dove andremo a vedere la saga di Black Goku, anzi, saga di Black Barotto, la fusione tra Goku e Bardock. Comunque ragazzi, scusatemi se nel video non avrò la classica voce, se ho la voce un pochettino bassa, ma è perché è proprio tardi. Sono pure stanco ragazzi, calcolate che ho appena finito di fare la mod e sono tipo... Ed è tipo mezzanotte qualcosa. Veramente ragazzi, scusatemi e spero che comunque il video vi piaccia lo stesso. Buona visione. Nell'episodio precedente i nostri guerrieri hanno affrontato la potente squadra del sesto universo nel torneo fra sesto e settimo universo, con guerrieri dal calibro di Kale, il leggendario Super Saiyan, e Hit, il leggendario assassino del sesto universo. Dopo degli scontri molto eccitanti, dopo aver vinto, il settimo universo incontra Zeno, il re di tutti gli universi, che, arrivato prima per lamentarsi del torneo, tra virgolette, abusivo, viene sconvolto però dalla potenza di Goku e quindi gli chiede di fare un torneo dove tutti i 12 universi si affronteranno. Dopo aver salutato, Zeno se ne va. Successivamente Beerus, insieme alla squadra del settimo universo, esprime un desiderio al Super Drago Sherron. Poi i nostri guerrieri tornano sul pianeta Terra, dove, nel frattempo, Gohan, durante un suo allenamento, trova una macchina del tempo con un viso familiare al suo interno. I Saiyan Oscuri, il dio Zamasu e il ritorno di Cell. Appena tutti i Saiyan tornano sulla Terra, trovano Gohan alle capsule Corporation che sta curando Trunks, che ancora non si è svegliato. A quanto pare qualche ora prima è arrivato dal futuro ormai stordito e ferito gravemente, ed è stato portato alla capsule Corporation da Gohan che l'ha trovato. Goku, Vegeta e Bulma si avvicinano velocemente a Trunks che si sveglia. Appena apre gli occhi attacca con un pugno Goku, che però riesce a parare. Il Saiyan, dopo aver tranquillizzato Trunks, gli chiede cosa è successo. Il giovane Saiyan racconta che nel suo futuro c'è stato uno sterminio totale degli esseri umani e che è stato attaccato appunto da un misterioso guerriero che assomiglia molto a Goku. Questo guerriero si fa chiamare Black Barotto e il suo intento è quello di distruggere la razza umana perché è ritenuta appunto impura. Per questo Trunks ha colpito Goku perché gli ricordava appunto Barotto. Subito dopo il racconto di Trunks sente un grandissimo e potentissimo chi avvicinarsi. È Black Barotto che, uscito dalla faglia temporale, cerca subito Trunks, che purtroppo però non può sostenere un combattimento perché non ha le forze necessarie. Allora Goku, esaltato dall'arrivo del nuovo nemico, lo osserva prima di affrontarlo e nota che è palesemente una fusione tra lui e il padre. Questa cosa gli puzza molto, ma nonostante ciò decide di affrontarlo lo stesso. Goku senza indugi si trasforma in Super Saiyan, perché sa che è una fusione molto potente. Barotto invece si trasforma in Super Saiyan. Goku affronta senza esclusione di colpi questo guerriero, colpendolo con dei pugni molto potenti, poi scagliandolo via e colpendolo con delle Kamehameha che lo riducono quasi in fin di vita. Lo scontro non dura molto, infatti dopo poco tempo Black viene risucchiato di nuovo dalla faglia, ma prima di tornare nel futuro urla di non essere al massimo delle sue forze e che avrebbe distrutto Goku e tutti gli altri se avessero provato a fermarlo nella sua linea temporale. Prima di tornare indietro, inoltre distrugge pure la macchina del tempo di Trunks. Poi torna nel futuro. Trunks si dispera, dato che la sua ultima chance di salvare il futuro è andare in frantumi. Ma dopo poco Bulma, dopo qualche minutino appunto all'interno della capsule Corporation di pura ricerca, sorprende tutti, portando fuori la macchina del tempo usata da Cell, ritrovata ormai anni prima. Nel frattempo che Bulma prepara il carburante e aggiusta la macchina del tempo, Whis, Bills e Goku partono verso l'universo 10, perché Lord Beerus, durante lo scontro tra Barotto, Black e Goku, ha notato che l'aura di Black è molto simile a quella di Zamasu, l'apprendista che uscì nell'universo 10. Quindi vanno ad investigare. Invece Vegeta allena Trunks e lo aiuta a migliorare il controllo delle sue forme
e lo sprona a diventare sempre più forte. Nel frattempo Gohan e gli altri Saiyan, ormai tornati sulla Terra appunto, continuano ad allenarsi per potenziare le loro abilità. Successivamente Rebardak e Broly tornano sul pianeta Bardak. Nel frattempo Bills, Goku e Whis sono appena arrivati sul sacro pianeta dei Kaioshin dell'universo 10. Vengono accolti da Gohwasu e Zamasu. Successivamente chiedono a Gohwasu delle informazioni riguardo Zamasu. Goku, impaziente, non fa neanche finire di parlare Gohwasu, che chiede di sfidare questo ipotetico Black. Goku diventa Super Saiyan e si scaglia su Zamasu. Lo scontro è puramente di arti marziali e, nonostante all'inizio Zamasu era in vantaggio, dopo alcune prese da parte di Goku e dei colpi molto potenti, quest'ultimo finisce a terra. Goku appunto vince lo scontro. Dopo lo scontro, non notando niente di strano in Zamasu, tornano tutti quanti nel loro universo. Appena tornati, i tre guerrieri vengono interrotti da Vegeta, che comunica a Goku che la macchina del tempo è pronta e quindi possono partire per la linea temporale di Trunks. Gohan decide di andare con loro, dato che vuole affrontare Black e vuole salvare il futuro un'altra volta. Non appena arrivati nella linea temporale di Trunks, appunto, notano che non c'è solo Barotto ad aspettarli, ma c'è anche un altro guerriero. Costui è Zamasu, l'apprendista Kaioshin dell'universo 10, che informa i Saiyan di aver mandato una faccia nota nella linea temporale dei nostri eroi. Il guerriero si scopre essere Cell, riportato in vita da Zamasu con le super sfere del drago, a cui è stato infuso il ki divino. Quindi Cell ora è molto più potente. Appena arriva nel nostro presente, affronta Bardak, l'ex re Vegeta, Broly e Raditz, che difendono appunto il pianeta. Si scatena uno scontro molto cruento, che vede all'inizio Cell prendere colpi molto potenti da parte di Bardak e l'ex re Vegeta, che appunto lo colpiscono con dei colpi dell'aura e con dei pugni molto potenti. Poi viene colpito da Broly alla sua massima potenza, e poi Raditz lo stordisce colpendolo con un pugno molto potente. Nonostante ciò, Cell si rialza, sghignazzando colpisce a morte Raditz, lasciandolo in fin di vita. Intanto nella timeline di Trunks, Goku e Vegeta, trasformati in Super Saiyan Blue, affrontano Barotto, mentre Gohan, trasformato in Super Saiyan White insieme a Trunks Super Saiyan 2, affronta Zamasu. Goku e Vegeta colpiscono con dei colpi molto potenti Barotto, poi lo colpiscono rispettivamente con una Kamehameha e con un cannone Galick. Quest'ultimo però questa volta si para e poi colpisce Goku con una Super Kamehameha Black, che lo stordisce temporaneamente. Poi si volge a colpire con dei colpi molto potenti Vegeta, ma il Saiyan resiste poco prima di essere sconfitto. Nel frattempo Gohan Super Saiyan White colpisce letalmente Zamasu più di una volta, ma purtroppo Zamasu rivela di essere immortale e quindi non subisce nessun danno. Trunks, in preda alla disperazione, colpisce con dei colpi molto potenti con la sua spada Zamasu, che però ancora una volta non riceve danni. Dopo delle lotte senza esclusioni di colpi, Goku e Vegeta, rialzandosi, si ritrovano di nuovo Barotto davanti, che spavaldamente, per surclassare definitivamente i suoi avversari e per mostrargli la sua superiorità, svela una nuova trasformazione. Allora ragazzuoli, quale sarà la nuova forma di Barotto Black? Probabilmente tutti quanti voi avete capito quale forma è, però vabbè dai. Comunque ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate dell'episodio qua sotto nei commenti, lasciate mi piace, commentate e condividete il video. Mi raccomando, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per avere tutte le notifiche sul canale. Vi ringrazio ancora di aver visto il video, noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!